Ci troviamo all'interno dello spazio museale di Sant'Agostino di Cantiano. All'interno di questo che fu il monastero degli Agostiniani nei secoli passati, poi per un certo periodo è stato anche la scuola materna dei Cantianesi, oggi si trova il polo museale. Da una parte abbiamo uno spazio geopaleontologico, poi abbiamo un museo archeologico della Via Flaminia intitolato a Giulio Cesare Corsi e infine dal 2019 è stato inaugurato il Museo della Turba. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto perché riteniamo che la turba sia uno di quei momenti, forse il momento più forte di identità per la nostra comunità ormai da tantissimo tempo, da secoli. E quindi ritenevamo appunto che la turba meritasse un museo, uno spazio a lei dedicato che permettesse a tutti i visitatori, non solo cantianesi o ex cantianesi, ma anche ai turisti, di avere in ogni periodo dell'anno l'idea della centralità di questo momento, appunto il Venerdì Santo, per la vita di tutti noi. È un ecomuseo. Cosa significa? Significa che il visitatore, quando viene a visitarlo, si immerge con tutti i suoi cinque sensi, quindi non solo abbiamo aspetti visivi, quindi pannelli espositivi, ricostruzioni tridimensionali, installazioni multimediali che permettono di vedere la turba attraverso dei filmati, delle interviste, anche ci parlano di tutta la macchina organizzativa che c'è dietro questo grande evento. Abbiamo anche aspetti uditivi che colpiscono subito, immediatamente all'ingresso, il visitatore, che lo immergono direttamente nei suoni, nelle atmosfere che si possono vivere il Venerdì Santo a Cantiano. La prima immagine che si può osservare entrando nel Museo della Turba è la ricostruzione di una processione di flagellanti. Un gruppo di flagellanti si costituì anche in Cantiano ai primi del 300. Questo gruppo nel 1400 fu elevato a confraternita da San Bernardino da Siena. Momento fondamentale nella vita della confraternita era l'organizzazione di una grande processione, la processione del Cristo morto. Un documento importantissimo è conservato nel museo, qui nella sezione della Turba, che è un libro mastro della confraternita. Un libro nel quale sono contenute le spese, le entrate, dal quale si può desumere l'attività che svolgeva questa confraternita. In una pagina ingiallita di questo manoscritto è conservato un documento di primaria importanza per la Turba, cioè l'elenco dei personaggi che facevano parte di questa processione, distinti in personaggi del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento e della Chiesa trionfante. Per la prima volta viene documentato il nome di Turba, la Turba dei Farisei, che insieme ai sacerdoti, insieme a Pilato, insieme ad Erode, determinarono la condanna e la morte del Cristo. Questa processione del Cristo morto attraversò i secoli e giunse sino agli inizi del 1900, con un ridotto numero di personaggi. Abbiamo le prime testimonianze fotografiche del 1925 con personaggi in costumi, sacerdoti, soldati romani, il Cristo vestito di un saio rosso e di un cappuccio con una canna in mano. Nel 1938 fu deciso di dare una svolta a questa processione che si animava con delle scene mimate per le vie del paese. Venne deciso quindi di redigere un copione e di allestire alcune scenografie ove collocare questi personaggi. Quindi nel 1939 si ebbe la prima edizione della turba moderna, cioè una turba che si è evoluta da processione a sacra rappresentazione. Nel corso dei decenni, anche nel secondo dopoguerra, vennero rinnovati i costumi, migliorate le scenografie, le dotazioni tecniche, ampliato il copione, quindi ecco, per realizzare un evento che è identitario per il paese di Cantiano, che coinvolge direttamente o indirettamente tutti i cittadini, ma che nello stesso tempo coinvolge anche in maniera
forte e identitaria anche gli spettatori che vengono ad assistere.